Gol, applausi e tanta nostalgia sabato sera al Libero Liberati per la partita di beneficenza che ha visto in campo una rappresentativa di dipendenti dei vigili urbani e dell'azienda dei trasporti consorziali contro una selezione delle vecchie glorie della Ternana, quelle che, cioè, nei primi anni 70 giocarono i due campionati di Serie A, scrivendo così una delle pagine più belle nella storia della società rossoverde. Sul campo, vecchi leoni, o meglio vecchie fere come Selvaggi, Marinai, Prunecchi, Valle, Liguori, Russo, Mastropasqua, Traini, Zeli, Geromiel e via dicendo, hanno dimostrato ancora di saperci fare nonostante l'età. In panchina gli allenatori della Serie A, ovvero Riccomini e Viciani. La partita si è conclusa con un perentorio 6-1 a loro favore. Mattatori della serata sono stati Selvaggi e Prunecchi, entrambi autori di una doppietta. Applausi anche per gli altri due realizzatori, ovvero Panizza e Capitan Marinai, il più anziano della compagnia, autore di una rete d'altri tempi. Marinai, il vecchio, si fa per dire, no, capitano della Ternana. Allora, che sensazione ritrovarsi su questo campo dopo parecchi anni? Diciamo che è una grossa sensazione, sono motivazioni che è difficile così esternare, perché venire a Terni per me è sempre un grosso piacere, perché mi viene in mente così, a parte la giovinezza, dei ricordi, diciamo, indimenticabili, irripetibili, perché vedo che il pubblico stesso, insomma, si ricorda di certe imprese fatte da me e da altri, e cioè sono orgoglioso di essere qui presente stasera come capitano, e anche perché, diciamo, lo scopo della manifestazione è uno scopo beneficiario, sì, che diciamo, è una soddisfazione immensa. Qual è la più bella partita che Marinai ricorda in maglia rossoverde? Ce n'è una in particolare? Ma ne ricordo molto, perché ho avuto dei grossi successi. Ma mi posso ricordare l'ultima partita con il Novara, quando festeggiamo la gognata promozione in Serie A, la prima. Un'altra partita che ricordo con piacere con il Bari, che fece 3 gol, che l'arbitro mi annullò. Venivo da una settimana traumatica, perché fu la morte di mio padre. E ecco, tenevo a fare bella figura, fece 3 gol, però furono annullati per fuorigioco di posizione di un mio compagno, ecco. E poi episodi così ne ho molti, che è difficile ricordare, ecco, ma ne ho molti veramente. Grazie, in bocca al lupo. Grazie. Sugli spalti hanno applaudito le gesta dei vecchi campioni rossoverdi almeno 4.000 persone. Il divertimento per loro non è mancato. L'incasso della serata, oltre 20 milioni, sarà devoluto interamente all'Associazione Umbra per la lotta contro la fibrosi cistica.